Buongiorno, siamo al MyPlant allo stand di Plastecnic, azienda leader del settore della costruzione e realizzazione del vaso in plastica. Siamo qui con il responsabile marketing dell'azienda, a cui chiedo di descrivere il mercato del mondo del vaso. Bene, allora il vaso è un prodotto dove non esiste un dato certo di mercato. Sicuramente possiamo parlare in Italia di una vendita di circa 140 milioni di sell-in, sell-out più o meno è due volte circa. In valore. Naturalmente la prevalenza sono vasi in plastica, il vaso in terracotta, quindi produzione più artigianale, rimane ancora una nicchia, mentre la produzione più industriale è molto calata in questi anni. Una nicchia in che proporzione più o meno? La nicchia del vaso artistico in terracotta è molto bassa, sarà un 3-4%, sono vasi molto costosi, mentre per quanto riguarda la terracotta rispetto al vaso a iniezione parliamo di un 30%. Voi tra le altre cose siete noti nei garden center perché avete evoluto il vostro format di visual merchandising all'interno dei garden center. Vuoi raccontarci un po' quali sono, diciamo, i punti focali di questa evoluzione espositiva? Certo, la cosa più importante è che il vaso è sempre stato venduto come un contenitore e quindi si lavorava sulle forme, il cilindro, la cassetta, ma non c'era una linea di prodotto. Plastecnic da diversi anni ha percorso invece l'idea di fare delle linee di prodotto dove tu trovi con la stessa superficie, quindi la stessa estetica, diverse forme, quindi il consumatore finale può comprare un prodotto che può integrare in qualsiasi momento rispettando una logica che è quella dell'estetica, che è quella di decorare, non soltanto di contenere la pianta. Naturalmente la mission di Plastecnic è ambientare e contenere la pianta per creare atmosfere, non dimentichiamo l'aspetto che deve contenere la pianta, quindi è sempre studiata in funzione della pianta, ma ha una logica di creare delle atmosfere. Quando avete implementato l'iniziativa e che risultati avete ottenuto? Sì, l'iniziativa, per fare passare questo messaggio di linea, abbiamo dovuto lavorare molto sull'aspetto espositivo del prodotto, quindi abbiamo deciso di lavorare sul supporto comunicativo. Quindi le linee e tutta la parte di presentazione. Un vaso, normalmente chi non ha aderito al progetto per dimensioni, per spazio, per scelte, come fatturato è andato quasi alla pari rispetto al 2017, mentre chi ha lavorato esponendo in questo modo, quindi col materiale di supporto, è cresciuto come sell out del 20% circa. Quindi un dato importante, perché parliamo più o meno di un quinto rispetto, sì, al normale, diciamo. Sì, anche perché noi dobbiamo metterci un po' nei panni del consumatore finale. Quando vede le linee di prodotto sa che ha continuità nel suo acquisto, sa che può fare un certo lavoro. Quando vede una singola forma compra un contenitore alla fine, quindi questa è proprio la differenza che noi cerchiamo di comunicare col supporto visivo. Ecco, al di là, diciamo, del layout espositivo, avete anche aggiunto degli elementi specifici, per esempio questi cartellini piuttosto che dei crowner specifici sull'esposizione. Esattamente quali sono, diciamo, le funzioni e quali sono gli elementi che avete introdotto sullo scaffale? Sì, allora gli elementi che abbiamo introdotto sono i banner, dove oltre a indicare il logo viene dato quello, il messaggio principale della linea. In questo caso è la linea Terra, il cui messaggio principale è proprio di avere una gamma completa. Nessuno oggi ha una gamma così completa, quindi in tutte le forme con la stessa superficie. Quello che vogliamo dare al consumatore finale sono anche quali sono i messaggi, perché abbiamo scelto di sviluppare questa linea, e qui su questi materiali pop-up noi comunichiamo la forza di questo prodotto. Questa è stata un po' l'idea. Poi naturalmente il supporto ha dei rotor, delle bandiere, e quindi cerchiamo di rendere non solo chiaro il messaggio ma bello anche poterlo leggere e vedere, quindi bella l'esposizione, chiara nelle colorazioni, nelle forme, nell'ordine, e questo fa la differenza sul consumatore finale. Grazie Silvia, allora arrivederci sul punto di vendita nei Garden Center. Certo, con Plastecnic. Vi aspetto, grazie a voi. Arrivederci.